Dopo i recenti attentati in Tunisia, il governo ha annunciato che chiuderà circa 80 moschee perché inciterebbero alla violenza e all'estremismo. La Tunisia è il primo paese in cui i terroristi reclutano i combattenti. Qui vengono addestrati e da qui partono per andare a rimpinguare le file dell'ISIL in Siria, Iraq o Libia. Oggi in Tunisia ciò che manca è una corretta educazione religiosa, specialmente dopo che il governo ha impedito l'insegnamento nella grande moschea di Zituna ai tempi di Bourguiba. Era un luogo di conoscenza che ha visto passare tra le sue mura tanti saggi. Ad El Malazin, una delle aree più povere vicino Tunisi, gli abitanti cercano di spiegare chi sono questi giovanissimi jihadisti. Tra le spiegazioni possibili ci sono la povertà estrema, la fragilità, la non educazione, le pressioni del governo e la polizia che negli ultimi anni hanno impedito al popolo di vivere. Con i loro discorsi affabulatori i terroristi attraggono i giovani, illudendoli di potersi riscattare da una vita in cui hanno perso le speranze per credere in qualcosa di più grande e combattere in nome di Dio. Sono dunque tanti e complessi i motivi che si nascondono dietro la radicalizzazione dei giovani tunisini, ma le misure di sicurezza non sono sempre l'unica soluzione, perché l'educazione deve essere usata per combattere il terrorismo come ideologia. Mohammed Sheikh Ibrahim, Euronews, Tunis.